Come è cambiata l'azienda nel tempo, tenendo in considerazione l'evoluzione digitale, il cambiamento che il BIM sta portando al settore? Beh, la storia di H nei riguardi del BIM è una storia che comunque inizia dalla fine degli anni 90, perché allora è iniziato lo sviluppo del nostro primo software BIM oriented per il calcolo strutturale, che abbiamo iniziato a commercializzare nel 2004 in concomitanza con l'uscita delle NTC. Da allora abbiamo sviluppato il software BIM per la progettazione architettonica, che si chiama Edificius, che è stato peraltro presentato proprio qui a Bologna per la prima volta ed è stato il primo software certificato IFC sia in import che export, che è lo standard proprio per consentire il corretto processo BIM di trasmissione dei dati da una procedura all'altra, da una procedura anche intesa come software ad un altro. Oggi qui noi presentiamo, dopo ancora qualche anno, ASBIM, che è il più vasto sistema integrato proprietario fatto di software, di piattaforme, di plugin che sono indirizzate al BIM management. Quindi noi oggi siamo in grado di produrre con software proprietari applicazioni di Autoruin BIM, per esempio per la progettazione architettonica, per il calcolo strutturale, o anche BIM tools per la manutenzione, il computo, la sicurezza e quant'altro, fino ad arrivare addirittura, forse uno degli unici casi al mondo, alla Life Cycle Analysis. Poi abbiamo dei plugin, una piattaforma intanto per fare la CDAT, quindi l'ambiente comune dei dati su cui lavorare per costruire il modello BIM. Abbiamo una serie di plugin per fare clash detection, code, visualizzazione, controllo dei tempi e dei costi secondo le metodologie BIM. E forse un altro caso unico al mondo, abbiamo una piattaforma che è in grado di portare il BIM dallo stato di PIM, cioè di Project Information Model, quindi alla fine del processo di progettazione, all'Asset Information Model, cioè alla fine dell'esecuzione del lavoro, cioè una piattaforma che durante la direzione dei lavori è in grado di permettere l'aggiornamento del modello digitale. Quindi, insomma, un grande cambiamento e grandissime novità per il nostro settore. E quanto invece è utile che ci sia un evento come quello di oggi per un confronto e delle riflessioni sullo stato della digitalizzazione delle costruzioni, un confronto fra professioni, committenze, imprese? Allora, che ci sia oggi in Italia questo evento, a mio avviso è una cosa molto importante. E questa mia considerazione nasce da un'altra considerazione, che il BIM in pratica è un processo di digitalizzazione che informatizza tutte le informazioni del settore delle costruzioni e quindi informatizza conoscenze, tecnologie, processi, procedure, anche norme. Tutto quello che è la cultura del settore delle costruzioni di un paese. Quindi è importante che ci esista oggi intanto una tecnologia forte BIM in Italia e anche una filiera che sia in grado di salvaguardare questa cultura italiana nel mondo delle costruzioni, perché penso che abbiamo tantissimo da dire.